Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi voglio mostrarvi una nuova novità introdotta a settembre con l'aggiornamento XN9 sui Google Glass. Come sapete, perché lo dico all'inizio di ogni video, quello che vedete qua è uno stream di quello che io vedo sugli occhiali. Quindi accendo gli occhiali, ecco qua lo stream. È successo qualcosa però con l'aggiornamento di My Glass, che è l'applicativo che sto utilizzando in questo momento. È possibile fare anche l'operazione inversa, è molto interessante. Perché almeno adesso è possibile far vedere alle altre persone come funzionano senza dovergli, diciamo, toccare gli occhiali, poi toccare lo smartphone. In realtà, secondo me, questo ha una grandissima applicazione per il futuro, che è quella di poter usare un dispositivo alternativo come telecomando per i glass. In modo che però i glass possano essere standalone, sia chiaro, quindi non smartphone, glass e telecomando per gli occhiali. Eventualmente in futuro glass e telecomando per gli occhiali, punto. Questa è una mia idea, o almeno è una possibilità per il futuro. Quindi attivo gli occhiali e a questo punto posso sì scorrere le immagini come faccio solitamente col dito sul pad dei miei glass. Allo stesso modo posso fare la stessa cosa utilizzando il touch dello smartphone. Quindi posso, le mie mani sono qui, quindi nessuno sta utilizzando i miei glass, non c'è trucco, non c'è inganno, posso utilizzare gli occhiali, tra virgolette, al contrario. È una cosa molto interessante perché, come ho detto, apre tantissime possibilità per il futuro. Io adesso sto guardando le immagini sugli occhiali, non sto guardando lo smartphone, e scorre esattamente fluido come vi aspettereste, come se il dito fosse direttamente sullo smartphone. È una grande funzione, per esempio, posso fare una ricerca web, Android. Non è presente una tastiera per inserire del testo, ma ritengo che questo sia decisamente meno utile. Swipe verso il basso e nascondo il tutto. Quindi questa funzionalità è introdotta con l'aggiornamento di settembre di Google Glass. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per androidworld.it.